Oggi è una giornata importante, una giornata dove la magistratura fa il punto della situazione di quello che purtroppo è il farraginoso compito che vede sia i cittadini sia gli operatori del servizio operare in molte difficoltà. Ma vediamo il Tribunale di Marsala nello specifico, le competenze, i ruoli e i momenti che ha vissuto in maniera positiva e in maniera negativa. La giornata odierna è organizzata a livello nazionale anche dall'Associazione Nazionale dei Magistrati e la locale associazione, quella del Tribunale di Marsala, partecipa a questa manifestazione che intende, in coincidenza con il riproporsi di iniziative legislative che tendono a richiamare in causa il magistrato sotto il profilo della responsabilità civile, queste iniziative nostre tengono a cercare di far capire alla cittadinanza che sono in gioco dei valori comuni di tutti, della casa comune della giustizia che è comune ai magistrati, ai cittadini, agli avvocati e che quindi questa riflessione va fatta avendo cognizione dei valori che sono in gioco. Cercheremo di spiegarlo, in questo senso abbiamo deciso di coinvolgere anche i ragazzi dei licei per far capire come un umanesimo integrale, ampio e unitario consenta anche attraverso le lezioni che ci provengono dal passato di immaginare un futuro che sia migliore nell'interesse di tutti e di far capire che qui non sono in gioco rivendicazioni di carattere sindacale ma un tentativo dei magistrati di spiegare ai cittadini e ai ragazzi innanzitutto che il servizio di giustizia innanzitutto è nel loro interesse. Ecco, per chi come me è sempre stato un amante della giustizia, si è scontrata con la idealità e la fattibilità, nel senso che il processo è un processo che si basa sulle carte, che non sempre purtroppo possono corrispondere alla realtà reale dei fatti oggettivi, quindi ci si scontra con il fatto che un innocente può diventare colpevole, un colpevole può diventare innocente, parlo sia in ambito penale che soprattutto in quello civile dove è più facile mischiare il gioco delle carte. Ecco, perché la giustizia torni il più possibile ad attenersi ad una verità oggettiva, e come si può lavorare? Quanto è importante il ruolo del magistrato ma anche dell'avvocato operatore in questo senso fondamentale e del cittadino che magari sia onesto? È importante il ruolo di tutti, lei l'ha detto implicitamente, ha già dato la risposta. Il servizio giustizia coinvolge tutti quanti e a cominciare dai cittadini che devono avere un'idea del diritto che sia equilibrata e non avere come punto di riferimento un'idea del diritto abusiva che finisce per essere prevaricatrice nei confronti del diritto degli altri. E la istanza di mediazione che viene dagli avvocati deve essere già volta a direzionare in questo senso l'esercizio del diritto. I magistrati chiaramente devono fare il loro dovere e sono chiamati. Però da quando il servizio di giustizia si deve porre con urgenza il problema del tempo, e ciò è avvenuto soltanto di recente con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione e della ragionevole e dell'introduzione del principio della ragionevole durata del processo, deve fare capire al cittadino, e queste sono proprio situazioni in cui noi siamo, il nostro sforzo è diretto proprio in questo senso, che è un fruitore del servizio e quali sono gli strumenti che ha a disposizione per poter ottenere un servizio che sia più giusto nei suoi confronti, ma anche di far capire la complessità dei valori che sono in gioco e quanto sia delicato mettere mano a questi meccanismi. Con una informazione che, siccome dice la Costituzione, il servizio, la legge deve essere amministrata, la giustizia deve essere amministrata nel nome del popolo, è giusto che però il popolo sia adeguatamente informato e noi cerchiamo di farlo in queste non possiamo farlo tutti i giorni che dobbiamo lavorare ovviamente, ma cerchiamo con queste manifestazioni dirette proprio anche ai ragazzi innanzitutto di creare i presupposti per una sana informazione. Senta, io col tempo frequentando molti tribunali ho pensato che scrivere Palazzo di Giustizia sia ingeneroso, perché diciamo che è più un palazzo della legge, perché la giustizia è un'altra cosa. No, ma guardi, proprio di questo si discute, cioè noi non ce ne rendiamo conto, ma in realtà, cercherò di spiegarlo oggi ai ragazzi, i valori della Costituzione che vivono nel nostro ordinamento tutti i giorni, quello delle corti europee, la mia traccia è da Antigone alle corti europee, in realtà è pensato tutto questo sistema proprio per esaltare i diritti della persona, solo che nelle faccende quotidiane noi ci dimentichiamo che abbiamo costruito un sistema che è finalizzato proprio a questo, di cui dobbiamo prendere coscienza e del quale dobbiamo conoscere effettivamente gli strumenti che ci sono per fare in modo che queste istanze vivano tutti i giorni.
Quindi non fermiamoci alla lettura delle superfici, noi cerchiamo di vedere quali sono gli strumenti che il sistema ha per poter valorizzare quello che dice giustizia, che è quello a cui dobbiamo tendere tutti quanti. Chiaramente, giustizia. Sì, come istanza dei principi che la persona sente, le grandi carte internazionali, la Convenzione per i diritti dell'uomo, le due grandi corti si occupano proprio di queste grandi istanze che informano il diritto di tutti i cittadini dell'Unione, e ci sono gli strumenti per farli valere, e di questo i cittadini devono essere effettivamente consapevoli. Va bene? L'ultima domanda, per quanto concerne la questione che riguarda i processi, adesso si sono abbreviati, specialmente quelli sul penale, però noi ricordiamo che ci sono stati processi negli anni passati, io ne so qualcosa, che sono durati anche 20 anni, dove la verità si è andata perdendo naturalmente in questa lunghezza, e una giustizia ritardata è una giustizia negata. Questo, quello che dice lei, è assolutamente vero, però dobbiamo interrogarci sulla che questa, diciamo, lunghezza dipende anche dalla complessità che noi dei diritti che vogliamo garantire e degli strumenti che vogliamo utilizzare per farli garantire. Voglio dire, cioè, bisogna investire sul sistema giustizia per far sì che si ottengano i risultati. Quindi è una questione anche politica? È una questione essenzialmente di volontà politica e che parte dalla consapevolezza della base, perché tutti noi con le risorse adeguate e la possibilità di mettere mano al sistema legislativo riusciremo sicuramente in poco tempo a renderlo. La politica ha interesse o no? Non lo so, mi auguro che ce l'abbia. Il dottor Gioacchino Natoli ha fatto un intervento molto lungo e molto particolare, perché è stato articolato prendendo un po' una serie di argomentazioni, dalla filosofia del diritto alla concretezza dello stesso. Ma una cosa che subito mi viene spontanea chiedere è quando ha parlato della responsabilità dei magistrati, perché come tutti sapete è l'argomento che da anni viene più discusso ed è anche più sentito e vissuto anche in maniera controversa dalle parti diverse. Lui ha sottolineato che questo potrebbe rappresentare, più che una questione positiva per l'utenza, una questione negativa, cioè qualcosa che finirebbe per bloccare un po' tutto l'iter processuale. Ma la domanda che mi chiedo è: c'è un'alternativa? Perché comunque dobbiamo trovare una formula. L'alternativa è quella che esiste in altri paesi, è stato ricordato anche da altri stamattina. In Inghilterra, negli Stati Uniti, in quei paesi non si pensa minimamente a poter chiamare in giudizio per un'azione di responsabilità civile il giudice che esercita giurisdizione. Quindi la soluzione del problema è a monte, e qui non già perché i magistrati non vogliano rispondere delle proprie colpe nel caso di errori, ma perché la stessa funzione del giudicare, dovendo essere divisiva nell'attribuire la responsabilità, la colpa ad uno o all'altro dei contendenti, implica che uno dei contendenti resti insoddisfatto della decisione del giudice. Ma quando l'insoddisfazione nasce da un reale errore, cosa succede? Perché io so che significa, e ne parlo per consapevole causa. Quando succede questo, per una persona che crede fortemente nella legge, nella giustizia, nelle istituzioni, è un duro colpo, più che alla sostanza che va perdendo, cioè la parte economica, che possiamo anche mettere da parte, è quella interiore, la parte morale, che è molto più importante. Assolutamente d'accordo, qui non stiamo discutendo della responsabilità del magistrato per dolo o per colpa grave. Dolo, cioè volere intenzionalmente danneggiare qualcuno, colpa grave significa una negligenza che non può essere tollerata. Qui stiamo parlando di tutto il resto, che la nuova legge sulla responsabilità civile, cioè il nuovo disegno di legge sulla responsabilità civile, vuole introdurre, è chiaro, e che è intimamente connessa alla funzione del giudicare, è chiaro. Quindi per la prima parte, dolo e colpa grave, sono perfettamente d'accordo con lei, ci mancherebbe. Come si fa però a riconoscere poi il dolo e la colpa grave? Perché diventa difficile poter andare a imputare. No, assolutamente, hanno delle connotazioni talmente visibili
perché è facile individuare il giudice che agisce con dolo o agisce con colpa grave. Qui stiamo disquisendo invece di tutte le altre declinazioni, di tutte le altre manifestazioni della. Quindi lei dice dove si vuole introdurre anche una responsabilità che in qualche modo è la stessa responsabilità dolosa nel volerla immaginare come tale. Non mi permetto di pensare questo, ma mi limito a dire che si tratta di una previsione legislativa che sicuramente provocherà quello che ho detto nella relazione, il blocco dei tribunali, è chiaro? E quando avremo bloccato a turno tutti e 139 tribunali italiani, ovviamente i cittadini resteranno senza tutela. Ma lei ritiene che tutti potrebbero adempiere a questa formula o ci vogliono delle ragioni gravi? Se togliamo il filtro di ammissibilità che c'è stato finora, ovviamente la conseguenza sarà quella che io ipotizzo. Attualmente c'è un filtro di ammissibilità e abbiamo visto che il filtro ovviamente fa passare casi molto limitati, ad esempio 9 negli ultimi 10 anni, che hanno riguardato dolo o colpa grave, è chiaro? E questo il. Senta, lei prima ha accennato anche ai medici. I medici, poveri loro, stanno vivendo un momento veramente difficile, perché dietro la porta di un medico c'è sempre un avvocato pronto a dire facciamo querela. E questo disgraziato che già ha dei problemi gravi perché vorrebbe fare quello che assiste il malato, deve assistere le note e le contronote, e è diventato quasi un burocrate, e si trova poi di fronte al fatto che con tutta la buona volontà o tutto l'impegno ha curato il paziente, poi può succedere che il paziente muoia. Ecco, perché non lasciamo anche in questo caso che quando ci sono colpe veramente gravi, quando c'è veramente la negligenza, e non che per ogni cosa plaf entriamo in causa. La responsabilità professionale dei professionisti, in questo caso dei medici, non l'ha prevista o non la prevedono i giudici, la prevede una legge dello Stato. Quindi rispetto a questo problema, se di un problema si tratta, deve intervenire il legislatore per apportare delle modifiche, cioè fare capire che l'arte medica è un'arte che è a rischio per il semplice fatto che si trova a misurarsi quotidianamente con il rischio della vita o con il rischio della morte, e quindi evidentemente, come tutte le attività a rischio, probabilmente deve essere affrontata, deve essere tutelata in una qualche maniera. Cosa si aspetta da questa giornata? Mi aspetto semplicemente che almeno uno delle tantissime persone, una delle tantissime persone presenti, tragga spunto per approfondire le proprie conoscenze, le proprie riflessioni sui temi che stiamo affrontando. Cos'è cambiato da Borsellino ad oggi, quando lui stesso in un'intervista precisava questa impotenza e questa incapacità anche politica di operare a favore della giustizia? Non è cambiato assolutamente nulla, quello che può cambiare è la speranza che da domani qualcosa cambi. Il padrone di casa, il procuratore di Pisa. Allora, oggi è una giornata importante. La giustizia è una cosa bellissima. Il palazzo di giustizia è fondamentale. Noi che crediamo nella giustizia vogliamo che funziona. Che dobbiamo fare? Ma guardi, questa di oggi è un'occasione veramente importante per fare comprendere alla cittadinanza, soprattutto ai giovani, come certe riforme che si prospettano che hanno degli aspetti indubbiamente negativi, che oggi saranno, ritengo, illustrati dai relatori, sono delle riforme che vanno a danno del cittadino, non tanto a danno del magistrato. Noi ormai nei talk show, in televisione, assistiamo sempre ad accuse nei confronti dei magistrati che lavorano poco, che hanno degli stipendi alti. Sono tutte accuse infondate, assolutamente false, e quindi è bene che il cittadino che venga reso edotto dalla realtà delle cose e quindi possa capire, insomma, che non è il magistrato che ha un interesse a determinato, ma è nell'interesse proprio del cittadino nel momento in cui viene a contatto con la realtà giudiziaria.
Ma quando il cittadino sente che la legge è ingiusta, perché magari punisce di più il reato minore di meno il reato maggiore. Sì, ma la legge non la fanno i magistrati, la fanno i politici. E quindi questo posso dirle, il magistrato deve applicare la legge, quindi se la legge è ingiusta non è che può cambiarla. Senta, l'interpretazione quanto conta? Libero convincimento. Interpretazione è un problema delicato, perché interpretazione sì, la legge va interpretata, però non va interpretata nel senso di stravolgere il contenuto della legge, quella cosiddetta interpretazione evolutiva. Devi sempre attenerti al dettato legislativo. Ne parleremo meglio in una trasmissione. Appunto. La giustizia è un tema fondamentale per la vita dei cittadini, per la vita di chi opera, in tutti i sensi, sia gli operatori di giustizia che sono appunto i magistrati, gli avvocati, ma anche coloro che ruotano nel mondo e che sono appunto le forze dell'ordine. Quanto è importante che la giustizia funzioni bene perché funzioni bene un paese? Credo che sia fondamentale, la giustizia è il termometro della civiltà di un paese e la giustizia è un servizio che deve essere reso ai cittadini, perché attraverso quel servizio i cittadini possono esplicare i loro diritti di libertà, il godimento di tutti i diritti civili, e soprattutto attraverso un buon servizio giustizia si sta al passo con l'Europa e col mondo. E se lei pensa che le condizioni di investimento degli operatori commerciali risentono dei luoghi dove la giustizia è più efficiente, ed evidentemente ci sono movimenti di immigrazione di massa, di grosse imprenditorie che si muovono verso quei paesi dove la giustizia è efficiente, si capisce bene come è interesse di un paese avere una giustizia che funzioni, e queste iniziative, quelle di oggi, si collocano in questa linea, cioè è interesse della giustizia aprirsi ai cittadini e far sapere che la giustizia funziona, deve funzionare, ed è interesse di tutti che la giustizia funzioni. La responsabilità civile dei magistrati viene vissuta dai magistrati come un attacco alla magistratura, ma perché? Io non credo che venga vissuta come un attacco alla magistratura, e non sono aprioristicamente contrario a delle forme di verifica dell'operato della magistratura. Certo è che la responsabilità della magistratura non si può trasformare in un pretesto per il cittadino di delegittimare la magistratura, cioè l'uso strumentale di una responsabilità, di un asserito intervento in materia di responsabilità potrebbe essere molto pericoloso per il funzionamento stesso della magistratura. Quindi sì, ma con attenzioni e particolari riserve, per evitare che lo si faccia soltanto per bloccare, anziché quello che veramente c'ha ragione e si è trovato di fronte a dei problemi seri che molto spesso purtroppo non riescono a fare giustizia. Certo, perché alla fine, se così fosse, come dice lei correttamente, anche attraverso la previsione di azioni di responsabilità arriveremmo a negare un servizio alla giustizia, la giustizia resterebbe bloccata per questa via. Io credo che nell'ordinamento esistano delle forme già previste per fare in modo che ciascuno faccia il proprio lavoro e lo faccia bene, e credo che si debba procedere in questa direzione. Senta, il ruolo che sta svolgendo adesso a Roma, come lo vive e cosa comporta? Ma certamente si ha una prospettiva diversa rispetto a quella che si ha agendo nella giurisdizione. È un lavoro che va fatto temporaneamente e spero di poter tornare quanto prima all'esercizio dell'attività giurisdizionale. L'avvocato Sarzana, che è presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, oggi in questa importante manifestazione, dove poco fa abbiamo sentito le parole di Paolo Borsellino in un ricordo di un'intervista, dove praticamente ha detto una cosa agghiacciante dopo le tante cose, ricordando anche il grande Rosario Livatino, che io ricordo sempre con tantissimo affetto, ha detto i politici finiranno per assistere ad altri funerali, dicendo sempre le stesse cose retoriche, non facendo però cambiare la giustizia nel modo come i cittadini e gli operatori di giustizia si aspettano. Che diciamo su questo? Ma che diciamo, che purtroppo abbiamo visto che poi ha avuto anche ragione. Purtroppo diciamo ha avuto ragione, quindi però penso che comunque le cose un po' siano cambiate da allora. La morte di Borsellino insieme a quella precedente di Falcone e di altri magistrati che hanno pagato appunto a caro prezzo il loro impegno civile nell'interesse di tutti noi, poi alla fine ha smosso le coscienze. La Sicilia non è più quella di una volta, l'omertà
che c'è ancora, non è più ai livelli di una volta, però si è dovuto arrivare a questo punto, a far sacrificare delle vite umane. Borsellino credo che quando ha fatto quella intervista già avesse consapevolezza forse del suo destino prossimo, perché più volte, e ieri me lo ricordava anche una collega con cui parlavo ed ebbe poco prima della morte di Borsellino un momento di dialogo con lui, se non ricordo male è stato quando qua proprio a Marsala ha fatto il saluto. Lui, nel ringraziarla di un piccolo pensierino che lei per conto del Consiglio dell'Ordine stava per fargli, e lui dice io so comunque il mio destino che è segnato, quindi c'era questa piena consapevolezza. Ripeto, grazie a Dio le coscienze, o grazie a loro, le coscienze un po' si sono smosse, la consapevolezza ora è diversa, ma soprattutto diciamo questa consapevolezza dobbiamo fare in modo che l'acquisiscano i giovani, i ragazzi che sono dentro l'aula in questo momento, perché è a loro che dobbiamo affidare questa responsabilità. Ma quando i giovani si interrogano, perché si interrogano, io ho fatto anche corsi sulla legalità, quindi li ho ascoltati, gli ho proposto anche tutti i filmati e commentati insieme sui personaggi più importanti che hanno dato un grande contributo al valore della giustizia e della legalità, però quando si interrogano sulla giustizia si domandano se la giustizia è veramente giusta. Ora bisogna chiedersi che cosa si intende per giusto e che cosa si può fare perché la giustizia in qualche modo sia vera, esemplare in qualche modo. La giustizia è giusta, a me questa espressione non piace, perché come credo non piace a nessuno, perché la giustizia deve essere giusta necessariamente, dovrebbe, non lo è, perché la giustizia come tutte le cose di questo mondo è fatta dagli uomini, esercitata dagli uomini, per cui voglio dire con tutto quello che ciò comporta. Ovviamente è importante secondo me in questo momento che chi opera nel campo della giustizia, e dico io avvocati e magistrati, oggi in particolare il tema che io anche se brevemente tratterò sarà quello di giudici e avvocati insieme nell'interesse dei cittadini. E qual è la cosa importante? Avere dei punti, dei valori di riferimento, dei valori di riferimento che in questo momento storico sono importanti. E quindi fermi quali? I punti fermi che ormai emergono a livello internazionale, anche se prima si sono fatte delle dichiarazioni e si è sonnecchiato un po' in ordine ad esse, sono il riferimento ai diritti umani e fondamentali di ognuno di noi, perché anche nella civilissima Europa ancora questi diritti, specialmente con riferimento non il carcere preventivo e nemmeno queste carceri così superaffollate, inumanizzate. Ma certo, perché se noi prendiamo come punto di riferimento il rispetto dei diritti umani, il diritto umano vuole tra i suoi aspetti precipi, principali, che la persona venga rispettata e anche recuperata, ma il nostro ordinamento almeno lo prevede in teoria e già dal dovremmo passare alla pratica, questo dipende dagli uomini, dipende dalle istituzioni, dipende dalla politica che mette le risorse. Le leggi ci sono, ma non bastano, queste leggi che parlano di questo sono financo del periodo fascista. Noi diciamo che abbiamo un ordinamento tra i più belli, significativi, però dobbiamo metterlo in pratica, dobbiamo avere le persone che abbiano piena consapevolezza di questo ruolo, di questa responsabilità, perché io dico possiamo avere le più belle leggi di questo mondo e spesso l'Italia ha delle ottime leggi in questo settore, non è vero che siamo secondi o ultimi nel settore del diritto, però poi nell'applicazione c'è qualche pecca, più di qualcuno. Dico, non voglio
esagerare. Quindi lo sforzo deve essere quello, giudici, avvocati, della società civile, come si dice, avendo questi... Adesso c'è più uno scontro che un incontro tra giudici e avvocati, no, sinceramente. Ma no, io mi voglio rifare le parole a testé ascoltate in questa intervista di Borsellino, in cui si dice è un falso problema quello della contrapposizione fra giudici e avvocati. E noi lavoriamo nello stesso terreno con ruoli diversi, in posizioni diverse, il giudice ha l'ultima parola e decide, ci vuole una persona che decida, ma quante sollecitazioni, grazie alle sollecitazioni che provengono dagli avvocati, anche i giudici sono messi nella condizione migliore per decidere tante cose. Io all'avvocato uomo Gianfranco Zarzana chiedo, come si fa a difendere una persona che per esempio già si sa che è colpevole, perché come sono si sa, come alcune si fa, persone il processo, no, no, non no è perché quella è la giustizia processuale, è, non è la giustizia della verità. No, 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 la, quale sarebbe la giustizia della verità? Infatti, anche se una oggettivo. Persona no, non c'è niente di oggettivo a mio avviso, tutto è filtrato attraverso la nostra soggettività, nel senso insomma che, se vedi uno che spara un altro che è soggettivo. Che cosa succede? Non facciamo il processo, dobbiamo fare il processo, ovviamente un avvocato serio, un avvocato che vuole fare l'interesse come è tenuto a fare del proprio cliente, non dirà di fronte a prove scaccianti, signor giudice, ma che c'entra il mio cliente, lui è innocente, però dovrà far venire fuori che cosa, perché se noi vediamo il gesto materiale di una persona che uccide un'altra persona, diciamo subito che è oggettivamente è un omicidio. Però cerchiamo le cause. Da che cosa è stato determinato questo? Può essere una legittima difesa, sì, può essere la risposta ad un'aggressione, può essere un pazzo che fa questo, quindi... L'avvocata che cosa serve? Che a volte si sente dire no, è pienamente innocente. Allora viene svilito anche agli occhi del cittadino che guarda, perché dice ma come l'ho visto io con i miei occhi, che innocente. No, io su questo non sono d'accordo. Il processo è una verifica. Il processo serve per accertare un'eventuale responsabilità in ordine. Quando sta verifica finisce per condannare l'innocente e liberare il colpevole? Questo vuol dire che c'è qualche cosa che non funziona. Esatto, però che tristezza. È tristezza, ma dico questo, noi rifacciamoci a quello che dicevo prima, la giustizia è poi applicata dagli uomini, gli uomini possono sbagliare, ovviamente ci dobbiamo augurare che non lo facciano in mala fede, perché l'errore umano è normale anche nel campo del diritto, e c'è nel campo del diritto, tant'è che il nostro sistema prevede diversi gradi di giudizio proprio per cercare di recuperare un eventuale errore. Solo però che ci sono quei gradi dove dice non entro nel merito. L'ultimo grado è quello che non entra nel merito, ma il secondo grado anche, perché spesso vede solo se è stata fatta bene o è stata fatta male. Il secondo grado nel nostro ordinamento funziona in questo modo, che è una verifica di quello che si è fatto in primo grado, però entra nel merito. Il terzo grado, lo sappiamo, è solo per le questioni di diritto, ma per accertare le corrette questioni di diritto bisogna anche verificare il merito per vedere se una legge processuale o sostanziale è stata correttamente applicata. Io credo che il sistema, diciamo così come è congegnato, vada bene, anzi dobbiamo avere paura di coloro i quali vogliono levare il secondo grado del giudizio, far sì che il processo si concluda col solo primo grado, perché questo, diciamo, è una garanzia in meno per il cittadino, perché noi non... Sì, però sono d'accordo, però capisco anche che a volte si riaprono i processi, no? Sullo stesso coso, uno è stato per esempio dimostrato innocente, poi si riapre il processo perché subentrano delle prove successive che potrebbero anche essere state manipolate, e allora è un po' rischioso tutto quanto, no? No, non, il processo si riapre se ancora è nella fase diciamo dell'impugnazione, diversamente si può riaprire con la revisione che comporta una nuova prova quando il processo è definitivo, che viene, che la revisione presuppone che ci sia un elemento forte, importante, che viene valutato, se il giudice ritiene che questo elemento possa essere di importanza da far rivedere il tutto, allora stabilisce che questo processo si faccia e si vada a rivedere il tutto. Io ritengo che non ci siano problemi, diciamo, nel congegno che il nostro sistema prevede. Ma una domanda prettamente politica, sempre sulla giustizia però, nel senso, quando Andreotti fu considerato che il fatto non sussiste, o l'altro lasciato perché c'era prescrizione, eccetera, no? Nell'opinione pubblica è passato il messaggio di una giustizia un po' insomma, l'acqua di rosa. Ecco. E in effetti questa limpidezza di questo personaggio non c'è da parte di tutti. Ecco, allora in che modo poi possiamo far passare il messaggio che la giustizia esiste quando poi
una cosa come questa lascia degli aloni brutti. Questo è un esempio, Andreotti, sì, me ne potrei portare 100.000. Ma dico, io lo capisco, io ho letto le ultime 50 pagine della sentenza di appello e leggendo quelle 50 pagine uno la conclusione a cui dovrebbe arrivare è che Andreotti dovrebbe essere colpevole e non innocente, però diciamo sappiamo che molti fatti che lo indicavano come tale si sono prescritti, altri fatti i giudici hanno ritenuto che non ci fossero la prova piena. Dico, che cosa facciamo? Abbiamo fiducia. Però nei momenti in cui ci stanno quelli prescritti e l'altro non c'è la prova prima, una botta cecchia e una la botta e lo condanniamo. Lo capisco, ma possiamo dire che questo è dipeso da una malafede del giudice? Io non mi permetto di dirlo. Io non dico che sia la malafede del giudice, non entro non in questo sistema discorso. Che non funziona, io nemmeno questo, io non dico che non funziona, anzi il nostro io non voglio sistema, mai pensare alla malafede. Il nostro sistema dà delle garanzie e al contempo diciamo è ordinato in maniera tale di poter accertare anche le responsabilità, però molte cose sfuggono, degli errori possono esserci. Voglio dire, io se dovessi dare un giudizio, ma che non voglio esprimere, mio personale, mi sono fatto una mia idea di Andreotti, ma dico, per quanto riguarda il risultato giudiziario è quello, ci sono stati dei giudici estremamente si dice che le sentenze non si commentano ma si appellano, e come fanno i cittadini ad appellare? No, le sentenze si commentano, si appellano da parte di l'appello lo fa l'imputato se non è soddisfatto, il pubblico ministero, i cittadini non lo possono fare. Quindi commentano. Commentano, è giusto che si commenti, io sono dell'idea che qualsiasi cosa si possa commentare con le modalità che la nostra... Gli strumenti che uno abbia a disposizione. Con gli strumenti che ha in maniera civile, in maniera a esprimere la propria opinione, ma ci mancherebbe, perché non si deve... Appella all'articolo 24. Sì, ma dico, ma ci mancherebbe, chiunque può esprimere liberamente il proprio pensiero anche sulle sentenze ed eventualmente non essere d'accordo sull'operato del giudice, ma ci mancherebbe, ma questo è la democrazia anche. Ma se il penale ha dei problemi, il civile in acqua proprio viaggia in acque sporche. Sì, dipende dalla litigiosità che negli ultimi anni è diventata veramente esponenziale e il sistema non riesce a reggere, dobbiamo trovare qualche alternativa. Un aiuto ci arriverà sicuramente dal processo telematico. Attraverso la telematica si possono abbreviare i tempi, si possono diminuire l'accumulo di carte, evitare di oberare gli uffici come sono oberati, è un sistema che sta partendo adesso, vediamo se ci riusciamo. Un elemento importante su cui bisognerebbe puntare è la cosiddetta negoziazione assistita, per esempio, cioè dire negoziare determinate questioni attraverso una assistenza degli avvocati e andare dal giudice solamente a cose fatte per ratificare, perché se noi affidiamo agli avvocati che sono operatori del diritto anche la trattazione, la composizione, sarebbe la cosa migliore secondo me. Sarebbe secondo me la cosa migliore, perché i giudici non ce la fanno. Però è difficile che le persone riescano a trovare un accordo, perché magari c'è qualcuno che lo vuole fare perché è più giudizioso, più maturo, più responsabile, c'è chi crede invece, forse ama proprio il litigio. Un compito è una responsabilità degli avvocati, perché se gli avvocati riescono, e questo diciamo è un nostro dovere, a far capire al proprio cliente. Quindi anche voi vi dovete riformare. Certo, anche noi dobbiamo essere oltremodo attivi. Noi intanto non dobbiamo essere per il giudizio, non lo siamo di solito a tutti i costi, ma per cercare di trovare là dove è possibile una composizione e far capire al nostro assistito, al nostro cliente, fino a che punto si può spingere, cosa può pretendere, quali sono i suoi reali diritti e quali sono delle... Facciamo un esempio pratico, per esempio parliamo di una materia che è più facile, sta alla portata di tutti, le separazioni che sono sempre più frequenti. Com'è possibile che una donna che è stata 25 anni con un uomo poi si ritrova che quest'uomo magari guadagna 100.000 euro l'anno, inteso come lordo naturalmente, e poi può portare tutta una serie di detrazioni perché c'ha il mutuo, perché ha comprato la macchina in leasing, perché ha fatto uno studio, perché non so che cosa, e alla fine insomma questa donna che non ha lavorato, che ha cresciuto magari 2-3 figli, si ritrova a non percepire niente o quasi niente? Non è vero questo. Questa è un'ipotesi, come dire, che viene fatta. Molte donne. Non è vero, non può essere, perché il giudice decide in ordine all'assegno. Intanto, se la donna ha un suo senza suo, e allora diciamo il marito deve corrispondere intanto per i figli sicuramente.
No, se i figli sono maggiorenni. Deve, dovrebbe, se poi questa persona non è una persona corretta e non paga per i figli se è tenuto, per la moglie se è tenuto, è una persona scorretta, ma ci sono gli strumenti. Se non paga, ma quello che il giudice attribuisce come tiene conto del valore della vita che hanno vissuto assieme. Certo, tant'è che noi spesso vediamo l'esempio della moglie di Berlusconi, che quello è magari esagerato il riconoscimento, anche perché io dico, non è che quando ci si va a sposare si va a fare un contratto di natura patrimoniale. Io in certi paesi lo dico, ma non è così. Il rapporto da noi ormai da qualche secolo, due persone che si mettono insieme lo fanno per motivi sentimentali. Io non mi vado a casare, quindi perché io poi devo pretendere, se mio marito o mia moglie è ricchissima, buona parte del suo patrimonio. Non può neanche essere giusto che se io non ho lavorato per crescere la famiglia, per far lavorare mio marito, per dargli più contributo, mi ritrovo senza. Ed avere qualcosa che sia solo assolutamente di congruo, che sia assolutamente congruo, ci mancherebbe, ma i giudici così fanno, la regola è questa, la legge è questa, quindi non è vero. Fiducia. Non è così. No, io su questo ho fiducia completamente e non mi pare, è che quando ci si separa nelle condizioni di ordinarietà ci si impoverisce, perché se si ha uno stipendio, due stipendi, ci sono due case, ci sono le bollette per due case, ci sono le spese per due case, e quindi questo è un problema. Che una famiglia con due stipendi e una casa e due figli può anche stare bene, ma se si separano cominciano i problemi. Quindi, per questo molta gente non si separa, pur non stando. No, oggi penso che la gente non lo faccia per questo motivo. Certo, ci sono delle situazioni in cui magari qualcuno non lo fa perché economicamente starebbe veramente male, ma sono delle situazioni penose queste, perché voglio dire, il rapporto che unisce due persone è quello che si deve mantenere per poter stare insieme. Se non c'è più, credo che bisogna trovare altre soluzioni. Certo, essere condizionati dall'aspetto economico è brutto, ma questo dipende dalla loro condizione economica, non dal fatto che il giudice non riconosce all'uomo o alla donna che sia, più spesso alla donna evidentemente, un assegno congruo adeguato. Per i figli sempre, per la donna se ne ha diritto, se ne ha bisogno anche. Non è una situazione che la vedo così problematica dal punto di vista dell'applicazione delle regole, della giustizia. Il problema sociale, il problema familiare, personale, economico, quello rimane e si aggrava. Dottore Gulotta è presidente della sezione penale del Tribunale di Marsala. Oggi intervengo come componente della giunta distrettuale di Palermo. Benissimo. E cosa ci dice sulla giustizia? Perché insomma la giustizia è un tema affascinante, ma anche spesso inquietante, perché non si riesce a fare giustizia. In un paese come il nostro, dove anche sul piano penale per esempio si fatica molto a trovare quelli che commettono i reati, a metterli dentro, mi riferisco alle forze dell'ordine, e poi forse con estrema leggerezza la legge o chi la interpreta non riesce a tenerli dentro nel modo adeguato e giusto. Poi c'è il fatto che non funzionano le carceri, tutto un discorso lunghissimo, però ecco, iniziamo da questo. Sì, ma la giornata di oggi ha questo significato, ha proprio il significato di fare sentire una volta tanto dalla base, anziché nei talk show o in tutti i salotti in cui se ne parla, di far sentire dalla base qual è il punto di vista dei magistrati. Noi siamo i primi che chiediamo una risposta in termini di sicurezza, in termini di celerità dei processi, in tema di organizzazione, di efficienza, di velocità, siamo i primi a chiedere queste cose, ma l'ANM le chiede da decenni. Ma trasmetteremo un filmato che vi farà rendere conto di come da decenni esponenti di primissimo piano, mi riferisco al dottore Borsellino, già lamentavano queste inefficienze. Ora qui il problema, come ho già detto, non è certo quello di creare una contrapposizione tra la magistratura e altri ordini dello Stato, il potere politico o il potere legislativo. Il problema è di rimboccarsi le maniche e soprattutto di evitare, diciamo, propagande, spot intrisi, un po' di demagogia che tendono a far ricadere sulla magistratura dei vizi che sicuramente esistono, ma i magistrati, ripeto, sono i primi che chiedono questi. Ma i vizi sono di forma o di sostanza? Perché se sono di sostanza la responsabilità è politica. Ma no, guardi, ripeto, il problema non è tanto e soltanto quello di cercare delle responsabilità, il problema è far capire che noi siamo i primi che certe volte siamo soggetti soltanto alla legge, interpretiamo la legge, la applichiamo e
questo è quello che facciamo. Ovviamente il potere politico deve fare la sua parte, cioè deve fare le leggi, e deve fare delle leggi però organiche, strutturate, delle leggi coerenti, non interventi diciamo frazionati, interventi scoordinati e spesso, come dire, presi sull'onda di un particolare emotiva, di un particolare momento contingente, e quindi assistiamo spesso a momenti... Adesso questo è un altro discorso, ma dico, adesso assistiamo spesso a momenti di garantismo e a momenti al contrario invece di rigorismo, a secondo, diciamo, anche se volete, la convenienza politica del momento. Allora forse il problema è questo, il problema è cerchiamo effettivamente di ognuno nel proprio ambito di competenze, chiediamo al potere politico di legiferare in maniera organica, di superare alcuni aspetti strutturali, mi riferisco alla prescrizione, mi riferisco alla legge anticorruzione, all'antiriciclaggio, mi riferisco a tutte all'organizzazione effettivamente, anche diciamo alla dotazione di strutture, sembra un discorso, come dire, trito e ritrito, ma è importante l'organizzazione di strutture per fare funzionare il processo civile telematico, per fare funzionare le notifiche telematiche penali e soprattutto anche in un futuro, speriamo prossimo, il processo penale telematico, in modo appunto da sveltire il servizio giustizia. E questo è quello che voglio dire, quello che il messaggio che oggi vorrebbe passare è proprio questo, cioè tutto questo i magistrati non lo dicono per sé, sicuramente non è, come dire, una iniziativa autoreferenziale, non abbiamo nulla da difendere, nulla nessuna istanza personalistica e egoistica da portare avanti, lo diciamo per la gente che sono proprio i fruitori del servizio giustizia. Senta, volendo interpretare il pensiero della gente, come la chiama lei, le vorrei chiedere questa cosa: quando si processa qualcuno e si finisce per magari dare una pena molto elevata a chi magari ha commesso un reato inferiore a quello che magari ha commesso superiore, nasce nell'opinione pubblica, appunto nelle persone, il sentire come se la giustizia non solo non funzionasse ma fosse cattiva, glielo dico proprio in termini banali. Ecco, come si può rispondere a questo? E per esempio, come si può far sì che un incidente stradale che è causato da uno che beve, da uno che si droga, possa diventare un reato vero e fattivo da far sì che si crei la giustizia che la gente si aspetta come tale? Vede, però tutto questo è vero, e quindi però giustizia vuol dire giustizia, non vuol dire pene esemplari, non vuol dire appunto, non vuol dire giustizia, vuol dire giustizia. Neanche quindi, vendetta. Esatto, non vuol dire vendetta, non vuol dire pene esemplari, vuol dire cercare in relazione alla fattispecie concreta la pena più giusta. Sicuramente è un'operazione difficile, è un'operazione nella quale io, che faccio il giudice penale, mi impegno tutti i giorni sperando di riuscirci. Ovviamente poi, per carità, mi rendo conto che il sentire comune, lei ha fatto riferimento a un incidente stradale, è fin troppo ovvio che come dire, il carico di emozioni nei confronti a carico delle persone direttamente coinvolte non potrà mai essere risarcito da nessuna pena. Però è chiaro che il giudice deve cercare di contemperare tutte le esigenze delle persone offese, le esigenze... Quello che facevo la differenza tra chi fa un incidente, che sta in salute, che non ha fatto strumento di nulla e quindi possono succedere perché siamo sotto questo cielo, e chi invece fa in modo di procurarlo in maniera anche dolosa. Alla fine io non saprei che dire, cioè le patologie, qualche distorsione, qualche errore può darsi che ci sia, io adesso questo non sono in condizioni di scendere nel particolare, però dico, il compito del magistrato è questo, è quello di cercare in relazione alla fattispecie concreta, al caso concreto, la pena più giusta. Senta, per quanto invece concerne il toccare i poteri forti, quanto vi è difficile, quanto vi è ostacolato tutto questo? Perché da Borsellino ad altri, il problema di fondo che nasceva fondamentale era quello che fino a un certo punto, ma lo dicevano anche i generali carabinieri, insomma coloro che nell'operazione giustizia hanno lavorato rimettendoci anche la propria vita, ecco, quanto è difficile poi superare un certo gradino? Questo è quello che chiediamo è proprio che i principi fondamentali di autonomia e indipendenza della magistratura, di soggezione della magistratura alla legge, restino, siano tutelati, ripeto, da tutti, non tanto e non soltanto dai magistrati, ma prima ancora dalla popolazione, dalla gente, dalla cittadinanza, perché è un interesse comune. Paolo Borsellino parlava di casa comune della giustizia, è un interesse comune. Noi chiediamo quindi
che magari attraverso interventi normativi, che sia pure toccando aspetti che sembrano marginali ma finirebbero per intaccare in qualche modo l'autonomia, l'indipendenza della magistratura, l'assoluta libertà rispetto a qualsiasi forma di soggezione dal potere politico ed altro, appunto per non avere, come dire, livelli oltre i quali non si può andare.